Dopo 5 mesi di conclave, alla folla assiepata in attesa sulla piazza San Pietro, fumata bianca, Habemus Papam, il cardinale Antonio Pignatelli da Spinazzola è eletto papa, assumendo il nome di Innocenzo XII. Il nuovo papa è il cardinale di Napoli, Monsignor Antonio Pignatelli, nato a Spinazzola il 1615. L'annuncio è stato dato dalla loggia di Piazza San Pietro, fra le acclamazioni del popolo e lo scampanio di Castel Sant'Angelo. La campagna elettorale appena finita è stata dura ed estenuante. I cardinali, con liti, insulti e menzogne, non si sono risparmiati nel sostenere i loro candidati. Alla fine hanno prevalso i cardinali zelanti, con un papa dedito agli aspetti spirituali della missione, non a quelli politici temporali. Antonio Pignatelli in tal senso dava precise garanzie. Non a caso egli assumerà il nome di Innocenzo XII, facendo chiaramente intendere di voler continuare l'opera moralizzatrice iniziata da Innocenzo XI. Egli fu nominato prelato dal Papa Urbano VIII, rivestì importanti cariche, fu vice delegato ad Urbino, inquisitore a Malta, governatore a Viterbo, nunzio apostolico in Polonia, vescovo di Lecce. Nel 1681 da Alessandro VIII gli fu conferita la porpora cardinalizia che avrebbe meritato già prima. Il nuovo Papa fu eletto con 53 voti a favore su 63 votanti, quasi un plebiscito. Sua Santità Innocenzo XII nacque a Spinazzola il 1615 nel castello marchesale, feudo di famiglia, venduto poi al duca di Calabritto, il quale inviò le sue felicitazioni al figlio più illustre della terra di Spinazzola, così dicendo: giungono gli auguri più sinceri per un lungo e felice pontificato dai suoi concittadini e dal loro umile signore. Grandi manifestazioni di giubilo vi furono nella città di Spinazzola alla notizia dell'elezione al soglio pontificio dell'illustre concittadino. Thank you.
Mercoledì 2 settembre 1700 sono tornati i pellegrini spinazzolesi che si sono recati a Roma per il giubileo. Nel programma era previsto anche un'udienza, ma non è stato possibile essere ricevuti dal Santo Padre Innocenzo XII. A quanto si racconta, le condizioni di salute del Papa nostro concittadino sarebbero molto gravi, tanto da far temere per la sua vita. La carovana di 15 carri giungeva in Piazza Duomo nelle prime ore dell'alba. I pellegrini erano stanchi a causa del lungo e faticoso viaggio, ma è nei loro occhi tanta gioia e serenità. I pellegrini, prima di ripartire, avevano ottenuto di poter incontrare il Santo Padre, ma quando si sono recati in Vaticano a lasciare i loro doni, c'era un gran movimento di prelati, cardinali e medici. Martedì 28 settembre 1700, il Papa è morto, lutto cittadino a Roma e a Spinazzola. Dopo mesi di sofferenze inaudite sopportate con santa rassegnazione, si è spento, all'età di 85 anni, Sua Santità Innocenzo XII. Il suo pontificato è durato 9 anni, 2 mesi e 17 giorni. Dopo la constatazione di morte, il cadavere è stato esposto al Quirinale. E soltanto a tarda sera è stato trasportato in Vaticano, dove si svolgerà la cerimonia funebre. Venerdì 1 ottobre la salma verrà tumulata nel sepolcro che si era fatto costruire. Si tratta di un loculo modesto, ricavato nelle grotte vaticane. Al
la notizia della morte del suo Papa, la popolazione di Spinazzola ha pianto. Le campane hanno suonato a morte per diverse ore. Le autorità cittadine che presenziavano i funerali di venerdì a Roma hanno proclamato 2 giorni di lutto. Le funzioni religiose di Requiem si susseguono nelle chiese sempre affollatissime. Innocenzo XII, al secolo Don Antonio Pignatelli, è stato un grande papa che per primo ha preso posizione contro la piaga del nepotismo. Il buon pastore, soleva dire, deve disprezzare i beni caduchi della terra per tendere ai beni dello spirito. Egli ha fatto divieto ai vescovi di conferire cariche ai propri parenti, dando lui per primo l'esempio, quando non ordinò cardinale suo cugino Francesco, arcivescovo di Taranto, pur essendo questi persona stimatissima e degnissima. È stato definito il Papa dei poveri, che lui chiamava i miei nipoti. Egli infatti si lasciò alle spalle il sapore rinascimentale cortigiano per introdurre rigore spirituale e slancio caritativo, perfino nella gestione dei giardini del Quirinale del Vaticano, da dove fece spiantare i fiori per dar posto agli ortaggi, che ogni giorno 2 grandi carretti portavano agli ospizi romani bisognosi di derrate, e a chi gli aveva obiettato che quei fiori servivano a purificare l'aria di quei giardini, non era il caso di estirparli, egli gli rispondeva che il buon odore della carità è più efficace, più proprio per impedire l'aria cattiva che l'odore di tutti i fiori del mondo. Durante il suo pontificato ha sistemato un grosso numero di indigenti nel Palazzo Laterano. Ha istituito il lunedì un'udienza esclusiva per i poveri, ha sviluppato istituti per l'infanzia e si è prodigato in prima persona nel soccorso della popolazione romana durante le grosse calamità che hanno colpito Roma in quei tempi: la peste, il terremoto, l'inondazione del Tevere. Per realizzare ciò, Innocenzo ha dato fondo al tesoro pontificio e ai suoi beni personali. Nel suo testamento esorta il suo successore e tutto il clero a continuare la sua opera verso i fratelli più deboli e sfortunati, disponendo altresì che tutti i suoi averi personali siano venduti e il ricavato distribuito ai poveri.